famosi servizi segreti. Chi non si è mai chiesto quali erano i segreti più grandi di questa squadra di agenti speciali, incaricati di proteggere i presidenti più grandi? Oggi ci interesseremo dei 10 segreti che i servizi segreti americani non vogliono che tu sappia. Immergiamoci profondamente in un mondo di occhiali neri, espressioni impenetrabili e di tecnologia che farebbe venire l'acquolina a James Bond. Un cervello invece di muscoli. Non si chiamano agenti speciali per caso. In passato, gli agenti dei servizi segreti americani erano prevalentemente reclutati nell'esercito, ma al giorno d'oggi vengono ricercati più cervelli che muscoli. Se decidi di andare negli Stati Uniti per diventare agente speciale, sappi che il settore è molto competitivo e bisogna riempire criteri di selezione molto severi. Hai bisogno di voti scolastici incredibili, di una fedina penale pulita e di una vista quasi perfetta. Passerai per valutazioni psicologiche rigorose, compreso un test con la macchina della verità. Se hai assunto droghe illegali dopo 23 anni, sei automaticamente squalificato dal procedimento. Durante l'allenamento imparerai a neutralizzare gli attaccanti, scoprirai i punti giusti di pressione da raggiungere se vuoi abbattere qualcuno. Imparerai anche le tecniche di polso e tutto ciò che riguarda le articolazioni per attaccare, grazie a un allenamento speciale di arti marziali. Imparerai anche il colpo speciale da usare all'interno di una folla sulla cintura del presidente per tirarlo fuori pericolo. Anche quando sei riuscito ad avere il posto, non smetterai mai di allenarti e non sei autorizzato a bere alcol durante le 10 ore che precedono il tuo turno di lavoro. Normale e difficile proteggere il presidente dopo i postumi di una sbornia. Non solo il presidente. Mentre la protezione del presidente è la priorità dei servizi segreti, proteggono anche la First Lady, il vicepresidente e il resto della famiglia. Tutti gli ex presidenti ricevono una protezione ufficiale. I candidati alla presidenza ottengono la loro propria scorta proveniente dai servizi segreti, mentre si presentano alle elezioni. È diventato un obbligo negli Stati Uniti dopo l'omicidio di Robert Kennedy durante la campagna elettorale del 68. Quando il presidente appare da qualche parte, c'è spesso una folla numerosa, che anch'essa i servizi segreti ha il dovere di proteggere. Neutralizzano tutte le minacce in modo che tutti quelli che si spostano per vedere il presidente possano sentirsi al sicuro. Ecco perché usano le munizioni personalizzate di cui abbiamo parlato in precedenza. Durante i grandi eventi politici in cui sono riuniti la maggior parte dei dirigenti, se una bomba esplode e tutti muoiono, è necessario che qualcuno sia disponibile per continuare a dirigere il paese. È per questo motivo che un membro del governo viene scelto e non partecipa all'evento. Viene portato dai servizi segreti in un posto sicuro in cui rimane sotto protezione fino alla fine dell'evento. Sanno dove sei. Se sei interessato al presidente, è sicuro che i servizi segreti si interessino anche a te. Ad esempio, gli agenti gestiscono una base dati di inchiostro lavorando con i fabbricanti di inchiostro per tenerli aggiornati. Se il presidente riceve una lettera di minacce, gli agenti possono identificare l'inchiostro e trovare da quale paese o stato la lettera è stata inviata. Quando il presidente viaggia nel corteo, una macchina filma la folla. Se qualcuno fa qualcosa che non dovrebbe fare, come buttare qualcosa sul corteo, sarà individuato facilmente sul video. Inoltre, i servizi segreti usano tanti nomi in codice per le personalità che proteggono, il che rende più difficile la comprensione dei loro propositi per qualsiasi persona estranea al servizio. Il nome in codice del presidente Trump è Mogul e quello di Melania è Muse. Renegade è quello di Barack Obama, mentre quello di Richard Nixon era Searchlight. Stanno attaccati al presidente. Quando proteggi il presidente, devi andare ovunque lui vada, letteralmente. Anche quando il presidente va in bagno, c'è un agente armato con lui. Gli agenti di Ronald Reagan hanno anche assistito ai suoi esami della prostata. I servizi segreti controllano anche tutto ciò che il presidente mangia. Controllano il suo cibo quando viene preparato, assicurandosi che quello che mangia sia sano. Così, se a volte possiamo vedere un presidente ordinare cibo da asporto per far vedere che una persona comune, probabilmente non mangerà quello che ha ordinato. Quando il presidente appare durante eventi pubblici, gli agenti dei servizi segreti in borghese si infiltrano nella folla, pronti ad intervenire nell'attimo in cui succederà qualcosa di strano. Costantemente ci sono agenti davanti e dietro al presidente, chiamano quella parte della loro attività lavorare la corda. Un compito dei più difficili perché non si sa mai esattamente quali sono gli individui presenti nel pubblico e quali sono le loro reali intenzioni. Gli agenti dicono che è la parte più stressante del loro lavoro, il che fa capire che meritano davvero il loro stipendio. Si occupano di tutto, proprio tutto.
Sembra che quando sei il leader del mondo libero diventi automaticamente attraente al massimo agli occhi del sesso opposto. Per fortuna il servizio segreto agisce spesso come un'ala, proteggendolo dalle pallottole ma anche dalle loro proprie mogli. Dopo che il presidente Lyndon Johnson venne sorpreso da sua moglie mentre si divertiva con una giovane donna nell'ufficio ovale, i servizi segreti hanno installato un sistema di allarme d'emergenza. Se la signora Johnson era in prossimità, un agente avrebbe premuto il pulsante e Lyndon si sarebbe liberato rapidamente dei suoi ospiti. Bill Clinton, altro presidente americano famoso per essere un marito volubile, si assicurava sempre che la sua squadra dei servizi segreti fosse coordinata con gli agenti di Hillary, sua moglie, affinché non lo sorprendesse mai. Ancora oggi, una delle amiche di Bill ha il suo proprio nome in codice, è nota con il soprannome di Energetica, probabilmente perché contribuisce a mantenere Bill pieno di vita. Uffici segreti. Nella via H, Washington DC, c'è un edificio di 9 piani dall'aspetto scialbo e senza nome. È talmente indistinto che puoi passarci davanti e non identificarlo. Allora cos'è questo edificio anonimo? È il quartier generale dei servizi segreti. Nessuno sa benissimo cosa ci sia all'interno, ma si pensa che racchiuda molti arsenali e che serva da centro di operazioni delle task force. Tuttavia, la maggior parte dei loro lavori si fanno alla Casa Bianca, probabilmente l'edificio più protetto del pianeta. Ad esempio, ci sono missili antiaerei sotto il terreno, un software di riconoscimento biometrico che controlla l'accesso alle porte e un bunker di distruzione totale affinché il presidente si possa nascondere se le cose vanno male. La Casa Bianca è concepita come una cipolla con molti strati di difesa. Il suo perimetro esterno è controllato da agenti speciali e dalle squadre canine molto allenate. All'interno c'è un'ala del mezzo, pattugliata dalla squadra di intervento d'emergenza. Per finire l'ala interna, controllata dagli agenti in cui l'unico compito è quello di proteggere il presidente. Si stima che ci sarebbero in permanenza 100 agenti che lavorano alla Casa Bianca, benché il numero ufficiale non sia stato mai divulgato. Arsenale segreto. Come puoi sospettare, i servizi segreti dispongono delle ultime tecnologie in materia di armamento. Quando hai di fronte gente che vuole nuocere al presidente, devi abbattere il nemico fin dal primo colpo. Così la priorità per i servizi segreti è di limitare i danni collaterali durante una sparatoria. Perciò la pistola mitragliatrice attuale è la P90. Compatta, può essere facilmente nascosta in un vestito. Usa munizioni personalizzate, concepite per rimanere nel corpo dell'obiettivo invece di essere rigettate, in modo da evitare di ferire degli spettatori. La divisa tradizionale degli agenti dei servizi segreti è la divisa scura, gli occhiali da sole che riflettono e un auricolare. Ma perché? Beh, una divisa dà un aspetto professionale e serio alla gente. Inoltre, le armi possono essere facilmente dissimulate in un vestito, mentre gli occhiali proteggono da eventuali liquidi e proiettili e ovviamente impediscono di essere abbagliati dal sole. La parte più importante della divisa è tuttavia l'auricolare, dato che gli agenti sono costantemente diretti da un supervisore situato in una base di controllo, assicurandosi che siano sempre nel posto giusto al momento giusto. Riconoscimento avanzato. Come abbiamo sentito in precedenza, la parte più difficile del lavoro dei servizi segreti è di proteggere il presidente durante eventi di cui grandi folle sono presenti. Di conseguenza, tutti gli eventi sono pianificati nei minimi dettagli e tutto ciò che possono fare per minimizzare la possibilità di un attacco viene fatto. Per esempio, prima della cerimonia di investitura del presidente, ogni centimetro percorso viene scrutato attentamente, le buche delle lettere vengono tolte e le bocche delle fogne sono chiuse affinché nessuno possa mettere una bomba sotterranea. Tolgono anche le maniglie delle porte e delle camere che danno sui tetti, in modo che nessuno sniper possa accedervi. Poi i servizi segreti mettono i loro propri cecchini sui tetti, intorno all'itinerario. È ancora più complesso quando il presidente deve fare una visita imprevista su un sito di calamità naturale, come dopo un uragano o un'inondazione. In quel caso provano a far entrare e uscire il presidente il più presto possibile, usando in genere l'elicottero presidenziale, il Marine One, per il caso degli Stati Uniti, di cui ti stiamo per parlare tra poco. Trasporto segreto. Tutti abbiamo visto il corteo presidenziale, una sfilata interminabile di limousine nere magnifiche per un solo presidente. Ma di cosa si compone? Questo corteo può contare fino a 30 veicoli. C'è una macchina di testa che passa 5 minuti prima per liberare la via, gli altri veicoli dei servizi segreti armati fino ai denti con degli agenti, ma anche una macchina di comunicazione posizionata nel retro che contiene un aiuto militare e un medico. In mezzo c'è la carrozza che trasporta il presidente.
presente, tuttavia ci sono anche delle auto civetta identiche in modo che nessuno possa identificare con certezza in quale auto si trova il presidente. Dall'11 settembre negli Stati Uniti esiste anche una macchina chiamata dispositivo di sbarramento, il quale blocca la rete dei telefonini nella zona in modo che i terroristi potenziali non possano comunicare. Questo rende anche più difficile la detonazione delle bombe a distanza. Per il trasporto aereo nulla è più sicuro del Marine One, l'elicottero presidenziale. Per aiutarlo a sorvolare le tempeste e le zone sinistrate con una visibilità nulla, si dice che il Marine One possiede una tecnologia segreta chiamata LADAR, la quale usa raggi laser che creano una cartina 3D della zona intorno all'elicottero. Il LADAR può anche individuare dei veleni chimici e biologici nell'aria, mantenendo il presidente al sicuro in qualsiasi momento. Nessun giuramento. A differenza di quello che ti viene raccontato nei film hollywoodiani, gli agenti dei servizi segreti non giurano di dare la propria vita per il presidente, tuttavia vengono formati per proteggerlo in qualsiasi occasione e se questo implica ricevere una pallottola, deve farlo. Peraltro, durante il loro allenamento, gli agenti si fanno sparare con false pallottole affinché sappiano cosa significa essere colpiti e imparare a superare il loro istinto naturale di sottrarsi. Nel 1981 il presidente Ronald Reagan è stato vittima di un tentativo di omicidio a Washington. Mentre i colpi da fuoco venivano sparati, l'agente speciale Jerry Parr ha reagito abbastanza in fretta per coprire il presidente prima di spingerlo nella sua auto. L'agente Timothy McCarthy anche lui ha agito velocemente per posizionarsi come scudo umano, accettando di prendersi una pallottola sullo stomaco per proteggere il presidente. Anche Reagan è stato colpito da delle pallottole, ma non in modo letale. Così, se Parr e McCarthy avessero reagito una frazione di secondo dopo o se avessero evitato gli spari, forse sarebbe stata scritta un'altra storia. Allora, quale di questi segreti top secret ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti e a presto!